Buongiorno. Si vedrà con Renzi oggi? Sì, gli sottoporrò le buone pratiche della regione in materia di lavoro, apprendistato, innovazione, il modello lombardo si fa strada in Europa e gli dirò che siamo disponibili a dare qualche buona idea al governo gratis e poi insisterò con la richiesta del patto per la Lombardia, almeno 10 miliardi di euro, mi pare che ci sia da parte del governo sentito qualche interesse in questa direzione, ma ribadirò la richiesta perché è utile, è giusto. Milano è un gran Milan, ma anche il resto della Lombardia merita. Ci sono tanti giovani che vanno via da Lombardia e Veneto, che cosa bisogna fare, cosa devono fare imprese e istituzioni insieme? Politiche attive del lavoro, come quelle che facciamo noi, lo ripeto, apprendistato e sistema duale, alternanza scuola-lavoro, in questo la Lombardia è una best practice in Europa. Se tutta l'Italia, se tutte le regioni adottassero il modello lombardo, molti meno giovani se ne andrebbero all'estero. Lo sviluppo del paese deve poi partire da Milano? Sì, ma è un dato di fatto, è già ripartito, già riparte, però non può essere, ripeto, solo Milano. Io voglio un investimento del governo su tutta la Lombardia, simile a quello che ha fatto su Milano, altro che il ponte sullo stretto. Quelli sono soldi buttati, qui devono essere messe le risorse per migliorare le infrastrutture, la mobilità e rendere la Lombardia ancora più attrattiva per gli investimenti esteri. La Brexit è un'occasione reale o è un'occasione realissima per tanti aspetti, in particolare per l'Agenzia Europea del Farmaco, che vogliamo sia portata a Milano nel sito Expo, coerente con Human Technopole. Su questo c'è l'intesa di tutta la Lombardia, le istituzioni, regione, comune, le parti sociali e anche del governo. Spero che il governo si dia da fare per ottenere questo risultato. La platea industriale è molto schierata per il sì, ecco. Sì, ho visto, però anche tra gli industriali ne ho sentiti tanti in questi giorni, c'è chi propende invece per il no perché si è letto la riforma e ha capito che è tutto il contrario di quello che dice Renzi, quindi sono ottimista, nonostante lo schieramento dei vertici, che molti imprenditori voteranno no al referendum.